Avanzamento rapido a un ricordo più recente. Altair, amico, qualche cosa non va? Tamir ha fatto ritardo? Ha lasciato la città? Va tutto bene, Rafik. Ah, capisco. Perché allora sei già di ritorno? Aspetta a non rispondere. Non sta a me mettere in dubbio i tuoi metodi. Sono certo che per quanto strano sia il tuo approccio a questo incarico, ce la farai. Essere privato del rango deve essere stata un'esperienza imbarazzante. Ho fiducia in te, Altair. Oggi avrai successo. So che puoi seguire il credo, devi soltanto essere meno aggressivo. A proposito, quando intendi portarla a compimento? Ma sono certo che Al-Mualim sarà fiero della tua impresa. Sono i tuoi calcoli. I numeri non cambiano nulla. I tuoi uomini non sono riusciti a rispettare la consegna, perciò io ho deluso il mio cliente. Ma ci serve più tempo. Questa è la scusa dei pigri o degli incompetenti. Tu cosa sei? Nessuno dei due. I miei occhi dicono altrimenti. Ora dimmi, che cosa intendi fare per risolvere il nostro problema? Quelle armi servono adesso. Non vedo soluzione. Gli uomini lavorano giorno e notte, ma il tuo cliente chiede troppo. E la destinazione è una strada difficile. Vorrei che fabbricassi armi con la stessa abilità con cui fabbrichi scuse. Ho fatto il possibile. Non è abbastanza. Allora forse chiedi troppo. Troppo? Ti ho dato tutto! Senza di me saresti ancora a incantare serpenti per qualche moneta. In cambio ho chiesto solo di rispettare l'ordinativo che ti ho dato. E dici che chieda troppo? Come osi mancarmi di rispetto? Calma, Tamir. Non volevo insultarti. Allora ti conveniva tacere. No, fermo! Fermo? Ho appena cominciato. Fermati! Sei venuto nel mio souk, davanti ai miei uomini, e hai usato insultare me! Tu! No, lascialo lì. E sia di lezione a tutti voi. Pensateci due volte prima di dirmi che non si può fare. Ora tornate al lavoro. Trovate la pace. La pagherai per questo. Tu e i tuoi simili. Sembra che siate voi il solo a pagare, amico mio. Non trarrete più profitto dalla sofferenza. Mi hai preso per un mercante di morte qualunque, un parassita della guerra. Strano bersaglio, non trovi? Perché io, quando tanti altri fanno lo stesso? Vi considerate differente, dunque? Oh, ma lo sono.
giacché servo una causa ben più nobile del mero profitto, come pure i miei fratelli. Fratelli? Ah, credi che agisca da solo? Sono solo una pedina, un ruolo da interpretare. Presto conoscerai gli altri e non gradiranno quello che hai fatto qui. Bene, sono ansioso di sbarazzarmi anche di loro. L'orgoglio ti distruggerà, ragazzo. È giunta voce della tua vittoria, Altair. Hai la mia gratitudine e la mia stima. Grazie. È un peccato che gli altri assassini continuino a portarti così poco rispetto. Rafik, non mi curo del giudizio altrui. Come vuoi, Altair, informa al Mualim della tua vittoria. Sono sicuro che avrà altro lavoro per te. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. Dalla macchina, signor Miles. Che succede, Doc? La signorina Stillman insiste ancora che la faccia riposare. Senti, ti va di dirmi chi gli ha ficcato una scopa nel culo? Abbiamo una scadenza, una settimana. Anzi, 6 giorni. Scadenza? Non posso parlarne.
Dai, mettiti nei miei panni. Sono tenuto in ostaggio da un gruppo di scienziati, almeno credo che siate scienziati, e obbligato a passare tutto il giorno dentro una macchina del cavolo. Non volete dirmi che cosa cercate o perché lo volete, ma dovrei ringraziarvi se mi mantenete in vita. Che situazione di merda! Mi spiace, ma è così. Cosa vuoi che faccia? Vediamo. Magari darmi delle risposte? Non posso. Ed è meglio così. È più sicuro. Più sicuro per chi? Per entrambi. Ehi, ho una domanda a cui credo potrai rispondere. Dimmi. Com'è che ogni tanto la gente là dentro parla come se venisse dal futuro? Dal futuro? Cioè, dal presente. Adesso. Oggi, insomma. Forse avrai notato che il linguaggio odierno è diventato ufficiale anche in Terra Santa. Sì, esattamente. L'Animus traduce in linguaggio moderno ciò che considera importante. Perciò aspettati qualche anacronismo. Credo che potrei renderlo più autentico, ma hai mai letto Dante Alighieri? Chi? Già, non è il tuo genere. Puoi dirmi altro dell'Abstergo? Che cosa fate qui? Insomma, oltre a tenermi prigioniero. L'Abstergo è una delle case farmaceutiche più grandi del mondo. La sua specialità sono gli antidepressivi. Ci sono delle informazioni su quel computer. Ma mi hai detto che non stiamo testando un farmaco. Allora che cosa c'è sotto? Non mi piace questo discorso. Quindi è presumibile che l'Animus non faccia parte della sua immagine pubblica? Non hai visto la pubblicità in TV? Oddio, ha anche il senso dell'umorismo. Mi spiace, Desmond, ho del lavoro da fare. Come ti ho detto, se vuoi sapere di più della società, da un'occhiata al computer. Le telecomunicazioni sono particolarmente interessanti.